Vedo con grande piacere che è arrivato in questo momento il professor Compagna, reduce da una visita medica, quindi un eroe. Oh, che arrivo quasi. Gli vogliamo fare un applauso. Anche perché eravamo un po' preoccupati, Luigi, visto che eravamo d'accordo che tu avresti fatto un po' da coordinatore su questa tavola. Se mancava il coordinatore, come dire, qualcuno di noi doveva supplirti. Invece così ti lasciamo il ruolo che ti spetta. Dico due parole e ti passo immediatamente la parola. Manca ancora il senatore Marcucci, che purtroppo è stato trattenuto in questo momento in Senato, perché in qualità di capogruppo hanno convocato poco tempo fa, mezz'ora fa, la riunione dei capogruppo in Senato, e quindi dobbiamo sopperire questo suo ritardo, di cui non ha colpa, forse ha colpa l'organizzatore di questa kermesse di questa sera, che sono un po' io, un po' l'avvocato Comini, quanto ci siamo sempre detti come società libera, non invitiamo mai politici perché alle nostre cose, perché sennò facciamo solo brutta figura, perché arrivano in ritardo o non arrivano. Non è il caso di Andrea, perché uno di noi è un amico e via dicendo, però è impegnato lì. Quindi noi possiamo anche iniziare, Luigi, se vuoi. A te la parola, e quindi grazie. Vai come se fossi tu. Mi accosto al microfono di Radio Radicale. È vero. Che abbiamo Radio Radicale, abbiamo Liberi in TV che ci riprendono. Mi ha fatto molto piacere stasera avervi potuto raggiungere, seppure in abito non adeguato al libro di Vincenzo Vita. Perché mi ha fatto molto piacere? Perché questo libro è in gran parte autobiografia di Vincenzo Vita. Per una parte, per la parte iniziale, è anche autobiografia mia e di Guido Gentili, perché è ambientato nel Partito Repubblicano e anzi a gloria della cosiddetta Prima Repubblica e del sentimento di Olitta nel ripensare con un certo orgoglio al se stesso di allora e di poi, Olitta dice: io non ho difeso la Prima Repubblica, anzi, a differenza per esempio del senatore Compagna, ho fatto il tifo per Mani Pulite, ho creduto persino in Davico, là ho avuto un cazzotto nello stomaco, perché Davico viene addirittura nominato giudice. E io nella mia memoria di quei giorni ricordo come l'offensiva più volgare erano i telegiornali, perché nei telegiornali si diceva: il giudice Borrelli, il giudice di Davico, il giudice Davico. Però questo diverso, non posso neanche dire sentimento, risentimento lessicale di allora, porta anche a me una fortissima nostalgia, perché nello stesso partito, non grandissimo, Guido Gentili ed io la pensavamo un po' diversamente da Vincenzo Vita, però ci ha fatto piacere ritrovare in Vincenzo Vita, sia al principio sia alla fine, un sentimento di grande affetto, di grande riconoscenza per un uomo di cui Guido Gentili ed io ricordiamo la classe, la signorilità, l'eleganza. Vittorio Olcese. Vittorio Olcese è l'iniziatore politico di Vincenzo Vita, perché Vittorio Olcese gli dà mandato della grande speranza di libertà di Olita, i quali raccogliamo le 86.000 firme per lo strumento radicalissimo dell'iniziativa legislativa popolare per i quadri del codice civile.
La grande speranza di Olita e di una parte significativa del Partito Repubblicano, e forse Guido Gentili se lo ricorda, quando dopo la marcia dei quadri diventò deputato repubblicano a Isio, quello che era stato, stavo dicendo, il madamino di coordinamento della marcia dei quadri di allora. La vicenda segna la prima delusione di Vincenzo Vita, perché Vincenzo Vita ha una visione nella quale i quadri possono rappresentare la grande spinta di riforma della società italiana. Cioè, se è lecito un accostamento di prestigio, Olita si aspetta dai quadri quello che Napoleone sperò e ottenne dai sottufficiali. Chi studia Napoleone, Napoleone quello vero, no, Napoleone per petite, come direbbe Vittorio Hugo, la grandezza come generale, come stratega di battaglie e di vittorie di Napoleone, è che Napoleone nel suo tempo scoprì quanto fossero importanti i sottufficiali. L'espressione che si usa per cui Napoleone fu la chiave di volta per completare e far valere in battaglia i dati sociali della rivoluzione francese si lega al ruolo dei sottufficiali. Napoleone aveva capito benissimo come dopo il 1789, per quei compiti non troppo prestigiosi, non troppo aristocratici, ci voleva qualcuno che non fosse un ufficiale. Di cui il grande ruolo dei sottufficiali. Olita si aspettava una cosa del genere come spinta di riforma della società italiana. Perché il punto è questo: nel Partito Repubblicano, come emerge dalla riproposizione dei suoi interventi, Vincenzo Olita riteneva che la spinta repubblicana fosse conclusa. Il Partito Repubblicano appariva Olita un partito schiacciato dall'avvento di Craxi. L'avvento di Craxi implicava ovviamente l'avvento ancora più forte dell'anticraxismo, dell'antisocialismo di tipo comunista in una piccola parte anche repubblicana, quello che vi sentiamo, sia il Padovini sia Visentini. Ecco, Vincenzo Vita non era un repubblicano che veniva dalla generazione che aveva vissuto tutta quanta nella totale distanza dai socialisti una stagione negli anni 50 e negli anni 60 di accesissimo dibattito politico e costituzionale. Facciati e lavanti, presidenzialismo, parlamentarismo, centrismo, centrosinistra. Tutto questo si era abbastanza assopito e dalla segreteria Craxi il partito di punta della riforma erano diventati i socialisti, il socialismo craxiano. Solo che sia nel libro di Olita sia nella storia concreta dell'Italia di allora, Craxi aveva un disegno di riforma tendenzialmente presidenzialistico, e qui è bene conoscere la storia. Il presidenzialismo non è creatura
pensata e realizzata dal generale De Gaulle. Il presidenzialismo risale al socialismo riformista occidentale, a Léon Blum nella storia di Francia, addirittura a Léon Blum consigliere di Stato, per cui Craxi ha delle aperture verso la riforma costituzionale, tanto che Olita a un certo punto dice: ma guarda che sta qua, non vuole il sindaco eletto ma vuole il presidente della Repubblica eletto. Dall'altra parte c'è una spinta riformista molto forte impersonata da Mario Segni, cui si lega per un certo tratto di strada il nostro Giorgio Lomalfa, dice: no, lasciamo stare le cose istituzionali e costituzionali, riforma elettorale, sconfitta della partitocrazia attraverso la riforma elettorale. Anche Olita è un nemico della partitocrazia, ma in quel periodo storico furono le cose, non gli uomini, a decidere si fa la riforma elettorale e non si fa la riforma costituzionale. Anzi, le due cose, vedi le commissioni di riforma, la commissione Bozzi per ovvie ragioni, perché doveva fare il check-up, la commissione, chiamala De Mita, chiamala Iotti, ma vale ancora per un pezzo di Seconda Repubblica già avviata, la commissione D'Alema, ma allungherei il percorso e fino a quella della scorsa legislatura, che la riforma costituzionale e la riforma elettorale avessero tempi, luoghi e modi diversi, non fu chiaro neanche al tentativo veziano, compresa la consultazione referendaria. Nella storia d'Italia venne abbattuta la partitocrazia, la prima repubblica, e se volessi guardare più avanti a come è andata la storia, ci fu una forte, fortissima, insostenibile insorgenza, non vogliamo dire di populismo, io direi di populismo, ma soprattutto di scivolamento a derapace dalla democrazia rappresentativa alla democrazia diretta. Arriviamo alla storia di oggi, ma prima della storia di oggi, i due contenitori di transizione della Seconda Repubblica, che Olita non vive più da dirigente del Partito Repubblicano, ma il promotore, organizzatore, anima di Società Libera, è una vicenda nella quale si dà per scontato che qualche cosa di quello che voleva Olita, non tutto e non molto, perché lui ha subito l'aria del deluso, si realizza. Almeno ex parte di quelli che volevano la riforma elettorale si fa, sistema elettorale proporzionale diventa un insulto. Ma come, tu sei della proporzionale? Si scambiano per grandi obiettivi di riforma questioni idrauliche, perché diciamo la verità, il proporzionale, il maggioritario, questi tecnicali qui non sono questioni politiche, sono questioni. I partiti vengono sconfitti e cancellati. Olita per certi aspetti potrebbe esserne contento, perché Olita non ha nessuna simpatia per i partiti della sua generazione. Lui è consigliere regionale, mi pare, nel 90, no? E vede in questi partiti tutto il male di cui parlavano i grandi comunicatori di opinione pubblica.
non Craxi, non Spadolini, ma certamente Montanelli, Scalfari e tutta quella convergenza sul maiosegnismo. Si diffonde l'idea che la democrazia rappresentativa in Italia è sbagliata perché i partiti politici sono cattivi, magici, ignorati. Oliva gli rimprovera che cosa? Statualità. Sotto certi aspetti ha ragione, perché la democrazia rappresentativa italiana che cos'è se non il funzionamento dei partiti politici? Ma i partiti politici, almeno quelli che ho conosciuto io, rispetto a quelli di oggi, non sono una banda di ladri. E per chi li ha ritenuti una banda di ladri, quelli di Craxi, di Andreotti, di cose, eccetera, eccetera, non metto in dubbio che voi eravate in buona fede, però ammazzati questi partiti in nome della violazione delle norme sul finanziamento pubblico sancite dall'azione talvolta molto spregiudicata, secondo Costituzione, della magistratura precedente, che cosa abbiamo avuto? Non parlo delle Camere scaturite dal 4 maggio, ma nell'ultima legislatura i 5 Stelle non furono il partito di maggioranza della Lega. Abbiamo visto la Camera e il Senato, i presidenti Grasso e Boldrini, consegnare una fetta consistente del finanziamento pubblico alla impresa non privata, privatissima, della il che ha evidentemente portato poi nella logica al ministro dei rapporti col Parlamento, che si chiama Rosa, a una irrecuperabile deriva a favore della democrazia diretta, ma soprattutto contro la democrazia rappresentativa, contro la rappresentanza. Però la storia di Oliva comincia, il secondo tempo della storia di Oliva, Società Libera, comincia quando i due contenitori di transizione, uno guidato da Berlusconi, l'altro guidato da Prodi, non amano definirsi partiti, non amano diventare partiti, anche loro si chiamano movimenti, ulivi, cose, eccetera, eccetera, partito liberale di massa, uno sgradevole contraddizione fra l'aggettivo e il sostantivo, quello di Berlusconi, ma sono realtà politiche che non vogliono diventare partiti, sono realtà politiche bipolari, non c'è altro. Per il sistema elettorale potrebbe essere l'occasione per assestarsi sul bipolarismo. In Società Libera però Oliva, e gliene do merito, non ha mai voluto essere in uno di questi poli di centrodestra e di centrosinistra, ha cercato di essere fedele al se stesso che fu, che era stato, di portare avanti iniziative di discussione, di dibattito, di approfondimento, e lì incontra Sua Maestà il liberalismo. Del liberalismo gli piace il liberismo, gli piace in aula, e piace anche a me. Non è che io non sia liberista, non è che insieme ad Angelo Petroni, insieme a Pileggi, vedo tanti volti, non abbiamo in comune l'idea, non esageriamo, in partecipazione statale, che era un'idea che aveva avuto in studio sui giornali liberali negli anni 50, il massimo riformatore. Però avevamo nella mente e nel cuore un concetto di partiti politici nel quale i partiti politici erano
la società che si fa Stato. Pulita più volte dice: no, a me i partiti non mi piacciono perché sono statuali. Pensa un po' che invece io i partiti politici volevo farli diventare più statuali, volevo il controllo democratico. Presentai da senatore liberale nel 92 il disegno di legge Sturzo del 53 sul vita democratica Plenum Iure all'interno dei partiti. Però nel mondo dei partiti vi assicuro che almeno io ho avuto modo di conoscere quel che di meglio ho conosciuto, Vittorio Cesare. Nel mondo della Casaleggio Associati, lo dico con affetto perché ne ho fatto parte, nello stesso Berlusconi del Forza Italia delle origini, no, c'era un clima di rifondaroli, di gente un po' scappata di casa all'esigenza. Ma sì, mi è venuta forse questa espressione infelice, perché? Perché non c'era la categoria della politica, la politica era bandita, c'era l'antipolitica, c'era un'altra cosa, c'era leadership. Berlusconi, che era un leader naturale ed era l'antipolitica allo stato primario, però un'antipolitica mite nella quale si poteva ritrovare un moderato come me. Lo stesso Prodi era un uomo, a mio giudizio, fin troppo mite, che aveva ereditato la vittoria comunista con l'uccisione dei socialisti, ma dentro di sé Prodi, lo dico in conflitto di interesse perché noi del centrodestra abbiamo sempre agitato l'argomento dell'anticomunismo, no, Prodi, l'Ulivo, il Partito Democratico stesso è un altro. E la storia della rifondazione dossettiana contro l'Italia degli Gasperiani, tant'è vero che Prodi che cosa ha realizzato politicamente di enorme? È stato due volte presidente dell'Unione Europea, ha realizzato l'Unione Europea a 28, poi siamo per diventare 27 con la Brexit. Immaginate una cosa del genere, così fortemente antieuropea, nel senso del Gasperiano e del Nauriano, come quella che si è realizzata e con la quale ha fatto i conti anche Società Libera, perché Società Libera nasce con l'idea, mi piace che non c'è Marcucci, eravamo insieme al Cioppo, quando si fece, mentre di vita, un convegno con Sartori e Matteucci schierati insieme. Noi partimmo insieme da Roma con Angelo Maria. Beh, nella mia generazione poter schierare insieme storia e scienza politica, Sartori e Matteucci, anche che la commissione Bozzi, la commissione D'Alema, che era il sistema elettorale. Però lo stesso Rita si è accorto che i processi costituzionali sono una cosa molto molto più complicata. Rita, non Società Libera, ma tutto quello che si è sviluppato dopo, avevano in mente una vicenda che era tutta e soltanto politologica, sociologica, di recuperare l'antipolitica, imperniata sul terreno della leadership. Non avevano capito che la storia del costituzionalismo è un'altra. La storia del costituzionalismo si ambienta in America, prima ancora nell'Inghilterra di Burr, e se era comparsa nel 1789 francese, era per dire: Rousseau, vattene via, si impose sulla cultura russoiana e volle l'assemblea nazionale, volle il Parlamento. Da questo punto di vista la storia, l'autobiografia, io lo dico sfortitoriamente, di Vincenzo Rita
è una lettura che aiuta ognuno di noi e di cui mi ha fatto molto piacere poter venire stasera a fare testimonianza e di cui ho condiviso tutto, quasi tutto, il percorso in società libera con sentimenti del tutto diversi da quelli con cui più o meno nello stesso partito avevamo convissuto senza ancora conoscersi. Basterebbe questo per dimostrare che vitalità ha ancora la nozione partito politico, che vitalità c'è ancora nella rappresentanza. Io non amo Rousseau, come si è capito, amo molto Montesquieu. C'è una frase di Montesquieu bellissima. Montesquieu parla dei parlamenti e dice: non commettiamo l'errore di dire che i parlamenti siano democrazia. No, la democrazia ci serve anche dei parlamenti, ma sono una grande perenne creazione di aristocrazia. Io penso che con questa fiducia noi dobbiamo affrontare la barbarie, fra virgolette, dei tempi. Ecco, l'amico Martucci, grazie.